Ciao ragazzi, bentornati a bordo. Stavo dando un'occhiata alla mappa tattica. Vedo che il nostro alleato della famiglia Cornelia si è mosso bene conquistando Cartagine e adesso ha degli eserciti abbastanza ben forniti, cospicui, che si spostano nell'Africa del Nord. Addirittura vedo che ha mandato dei mercanti qui a Memphis e a Petra, chissà che non si spostino anche magari oltre andando a cercare la via della seta. Noi invece continuiamo a essere inchiodati in queste guerre nelle foreste del nord Europa, dove i britanni stanno cercando di riunire tutte le loro tribù per venire a riprendersi Alesia. Dove ci hanno difesi molto bene l'ultima volta, ma dove c'è anche bisogno di andare a dare una sferzata. E per fare ciò io manderei in aiuto, qui sarebbero molti da riaddestrare, però non abbiamo tempo. Generale, Manderei in aiuto i miei uomini, magari teniamoci dietro questi che sono in 67. E vabbè, questi. E gli altri direi di farli salire. Vorrei anche andare a dare il colpo di grazia al capitano Gaizka, però forse non è il momento. Lasciamolo lì. Saliamo in marcia. in marcia. Avanti, comandante, avanti. E vediamo se riusciamo ad aiutare la città. Comandante, in marcia. Ok, da questa parte invece abbiamo risolto tutti i nostri problemi con la corruzione. Noi guadagniamo introito netto 16.000 a turno, che non sono pochi, attenzione, sono veramente tanti Signore. soldi. Lascerei indietro anche qui due unità, magari lasciamo questi veliti, anche qui sarebbero tante da riaddestrare, però non voglio perdere tempo, quindi lasciamo indietro i veliti che sono in pochi. Ordini, signore. Generale. Quindi questi, questi e questi. E andiamo in. Ricordo che il nostro generale Narbo Martius era un generale iberico che è passato dalla parte di Roma, cosa che facevano spesso i romani. E quindi direi che possiamo, visto che per loro almeno per un po' ha funzionato, direi che possiamo farlo anche noi. E qui invece c'è sempre il mio carissimo Posso esserti utile? diplomatico che al momento sinceramente non lo so, non vedo neanche allora non vedo neanche il bisogno. Qui c'hanno 240 uomini, qui 104. Si Bah, affretti, proviamo a la convincere nostra questi. pazienza omeli. Possiamo parlare in privato? 7.000, sì, dai, va Beh, a bene. queste condizioni. Ok, andiamo, reclutiamo un po' di uomini, tutti iberici. Ah, attenzione, questo sarebbe da. Mio duce, si affretti, la nostra pazienza omeli. Possiamo parlare in privato? Questo Beh, a queste vuole anche meno, condizioni. perfetto. Quindi a questo punto io con questa armata appena acquistata mi metto su. Ah, questo si potrebbe già saltare. Bah, assaltiamolo. Risoluzione automatica. Abbastanza semplicemente abbiamo conquistato. Bah, prendiamoci anche un po' di schiavi stavolta. Per Roma. Qua, ragazzi, se tutto va bene, potremmo prenderci la penisola iberica abbastanza facilmente, eh? Adesso io non voglio
Sono 1, 2, 3, 4, 5 regioni. Questa però forse non è loro. Forse è stata conquistata da qualche tribù araba. Signore? Ok, bene, continuiamo a muovere Non è possibile, signore. Senza indugio. il nostro carissimo diplomatico. Direi che si potrebbe. Oddio, si potrebbe quasi quasi scendere qui. 274, vediamo quali sono le città più grandi. Probabilmente è questa. Ah, è la capitale. La capitale, potremmo prendere la capitale. Muoviamoci direttamente Non qui. ho Perfetto, altre mosse, signore. qui siamo a posto. Qui stiamo riaddestrando. Non ho ancora capito se me le riaddestra mentre sono in assedio. Boh. Diamo un'occhiata alle nostre città che si stanno ampliando. C'è anche Salona. Facciamo un po' di uomini anche qui. Veloce. E dovremmo andare a occuparci anche dei macedoni prima o poi. Solo che al momento non voglio creare troppa. Mettere troppa carne al fuoco. Quindi passiamo al turno. Un attimo, che c'è una città in crescita. C'è una città in crescita, quindi possiamo andare a creare. Eccolo qui. Il palazzo del governatore, anzi, mettiamolo come prima. Tanto i nostri mercanti si muovono per tutta Europa. Parliamo Una francamente. tregua, chi è che ci chiede una tregua? Le città greche. E, anche Alla no, prossima. tanto non ci interessa. Bene, 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 bene. Allora, qui possiamo occuparci di questo. Risolve automaticamente perché. Oh, attenzione, però 108 loro, 108 noi. È stato un scambio di uomini. Mio duce? Sì, mio signore. Mando questo qua per vedere quanta gente c'è. Ah, ci abbiamo anche una spia Silenzio. qui. Mandiamo anche la spia. E invece gli uomini lasciamoli qui. Pronti a salpare! La flotta la possiamo andare a riadunare. Tanto al momento non ci serve più. Anzi, potremmo andare quasi quasi a chiudere il porto di Cartago Nova. Nuova Pronti a Cartagine. salpare! Andiamo a chiudere il porto di Nuova Cartagine. Qui abbiamo altre navi sparse. Allora abbiamo l'ammiraglio qui e qui. No, ok, sono tutti occupati. Lotta Quindi pronta! prendiamo Lotta pronta! Sì, capitano! due navi, sono 80 navi tecnicamente, e spostiamole qui. Bene, bene, ottimo che sono in difficoltà. Alesia Comandante! ormai è nell'ordine pubblico Ordini! scontentissimo perché ovviamente essendo sempre sotto assedio. All'attacco! Ok, qui noi siamo molti di più. Loro hanno molti rinforzi. L'idea è di colpirli subito. Questa ce la combattiamo perché voglio perdere meno uomini possibili. Ok, Uomini, affrontiamo l'avversità come una banda di allora. ribelli mutati al codice guerriero della forza. Ok, intanto che il nostro generale fa la sua arringa, vediamo com'è la situazione. Non vedo il nemico probabilmente si è nascosto più in là possibile, perché è in attesa di
giustamente dei rinforzi. Allora, facciamo due unità. Gli equiti li metto davanti questa volta perché voglio andare a colpire subito. Inizia battaglia, mettiamo subito in pausa. Ma faranno in tempo a prendere parte alla battaglia. Il nemico ha chiamato rinforzi nell'inutile tentativo di salvarsi. Questo è... Ah, eccoli qua i suoi rinforzi. Siamo distanti, Mi sa che è più vicino lui e i suoi rinforzi di noi e i nostri. Vabbè. Facciamo una cosa, riposizioniamoci qui. E i cavalli li mandiamo qui. Vediamo se loro, nella loro spavalderia, ci vengono incontro. Pare anche di sì. I nostri rinforzi non entrano in campo. Credo che non entrano perché abbiamo già raggiunto il numero massimo di unità. Non lo so come... come la gestisca questa cosa. Allora, vediamo, perché qua nell'ello... questi sono formolieri, ragazzi. Carichiamo, via, 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 di cattiveria. Qua si carica. Questi dovrebbero durare veramente poco, visto che sono dei frombolieri. No, non capisco perché non sono già in rota dopo una carica di cavalleria. Ci hanno fatto fuori anche parecchi cavalli. Allora, devo dire che la cavalleria leggera romana è veramente pessima. Veramente, veramente pessima. Non so se è peggio la cavalleria leggera del... almeno questi qua li abbiamo caricati bene. Ok, finché gli altri non ci avvicinano, io non ho intenzione. Questa fanteria leggera, tiratori. No, facciamo attenzione a questi che sono armati di lancia. Vorrei andare a prendere questi invece. Oppure questi. Questi è ancora meglio. Batteria pesante. Lui giustamente mi corre dietro con le sue lance. Cerchiamo di non finirci in mezzo. Mi metto a presidio perché non voglio che si sfaldino. Voi continuate a tirare sul signore, che magari li facciamo fuori. Tipo, se carichiamo questi dovremmo anche buttarne giù. Ecco. Accendiamo le frecce, che voglio vedere un po' di fuoco sulle teste nemiche. Ok, loro hanno decisamente preso questo angolo, quindi dobbiamo spostare un po' di formazione. Dove sono i nostri? Sono finiti qua in mezzo. Vabbè. Questi. Attenzione che adesso ci stanno dividendo. Ci stanno dividendo, sta cosa non mi piace. Anzi, forse si stanno ritirando. Siano lodati. Il generale nemico è stato ucciso. Si stanno ritirando. Cuori dei nemici.
Hanno tentato di colpire il nostro generale. Vabbè, scappano. Scappano, dubito che riusciremo a prenderli. Sia lode agli dèi. I cuori dei nemici sono pieni. Boh, i nostri alleati, i nostri questa è una rinforzi non si sono fatti vedere. Sono arrivati tardi, come gli spartani a maratona, mi sembra. Avevano impegni, ragazzi, avevano impegni. Vittoria e gloria. Bene, 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 vittoria e gloria. L'urlo mi piace. E qui si continua a colpire. E intanto ad Alesia riaddestriamo. Redistriamo intanto le unità che ci sono, poi vediamo di andare avanti. Buono, dai, direi buono, un buon turno. Riaddestriamo anche qui. Continuiamo a reclutare soprattutto, perché voglio sempre rinforzi pronti. Ok, intanto anche queste città si stanno ingrandendo. Qui ripariamo, che mi ero dimenticato. Aspetta, non esageriamo perché non abbiamo più una lira. Un denaro, non so, una moneta greca. Allora, il Senato ci chiede un blocco navale a Cartago. Questa volta l'avevamo anticipato. Alesia e Iuvavum. Ah, c'è anche Iuvavum, ragazzi, ce ne eravamo quasi scordati. A Iuvavum, anzi quasi, ce ne eravamo proprio scordati. Dovrebbe andarci questo, qui chi c'è? Dei principi, ok. Generale Decio, il nostro erede. Quindi prendiamo tutti, lasciamo magari dietro due guardie cittadine. Uniamo le truppe. E si va in marcia. Possiamo prendere dei mercenari anche. Ma sì, dai, prendiamo anche due mercenari. Buono, passiamo il turno. Ah, attenzione che loro hanno forzato la mano. Decido di attaccare e questa sarebbe meglio andare a difendersela, anche se vedo che in difesa siamo messi malissimo. Vediamo se riusciamo a fare il miracolo, altrimenti la città andrà riconquistata. Sarebbe un peccato, perché preferirei tenermela. A parte che con l'esercito che sta arrivando del nostro erede Decio Giulio non ci saranno problemi a riprendersela. Oggi siamo qui per fare battaglia. Iniziamo lo schieramento. Però, però, però. Allora, noi abbiamo qua il solito problema che siamo pieni di cavalleria, di cui ce ne facciamo poco. Ah, tra l'altro questa è la stessa battaglia che abbiamo fatto l'altra volta. Eh sì. Eh sì, sì, è proprio lei. È proprio lei. Allora, questi li possiamo lasciare tutti qua. Abbiamo solo un po' di principi. Ah, abbiamo ancora le mura buttate giù. Quindi è praticamente passato un giorno dalla battaglia e... No, niente, qui non faccio uscire la cavalleria. Oh sì. Oh sì, sono un po' indeciso, sono un po' indeciso. Sì, mi sa che è la nostra unica speranza, perché qua siamo messi veramente, veramente male. Qui, cioè, questi possiamo prendere. Siamo proprio a secco, a secco, a secco.
Dobbiamo radunare tutti, vecchi, bambini, donne. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Principi, questi li mettiamo, lasciamoli qui, dai. Qua dobbiamo fare come facevano nel Medioevo, facciamo uscire la cavalleria e andiamo a sbaragliare. Anche se dubito che con la cavalleria leggera riusciamo a fare molto. Anche perché loro hanno la falce, hanno, sono tutti armatissimi. Beh, intanto io li carico qua. Questi sono guerrieri con falce, ma stanno trascinando l'ariete, quindi insomma mi aspetto che vengano schiacciati. No, ce ne fanno fuori parecchie, dobbiamo stare attenti. Questi guerrieri con falce, guerrieri con falce. No, l'unica sarebbe prendersela con il generale. Vediamo se riusciamo a fargli fuori il generale. E magari questo gruppo di tiratori. Mettiamoci qua pronti per la carica. Ah, attenzione che loro stanno facendo il giro. Intanto abbiamo fatto fuori il generale nemico. La paura ora alberga nei cuori dei nemici. Ok, qui pare che non abbiano intenzione di muoversi. Mettiamoci qua. Cerchiamo sempre di colpirli un po' alla volta. Sono in rotta anche questi. Non controlliamo più le mura. Il nemico l'ha conquistato. No, 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 tranquillo, tranquillo. Tranquilli, tranquilli. Riusciamo. Vai, 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 che adesso arriva la cavalleria. Wow, guardate come entra il nostro generale sulle file, sui fianchi nemici. Sbaragliati, sbaragliati tutti, guardate come fuggono. Come fuggono dopo che è morto il loro generale. Ok, rimettiamoci qui, rimettiamoci qui. Teniamo la modalità previsidio. E adesso che scappano questi, c'è la nostra cavalleria che li aspetta. Qui non abbiamo proprio nessun altro. Mamma mia, siamo messi malissimo. Scusate il giro di telecamera, ma stavo controllando. Ok, facciamo un'altra bella carica anche qui. Una carica del nostro generale. Sono scossi, titubanti. La cavalleria pesante ne sa. Intanto questi si prendono le frecce dei nostri veliti tiratori. Ok, anche questi sono andati in rotta. Ragazzi, stiamo per fare il doppio miracolo. Mi sembra l'assedio del fosso di Helm. Questi giustamente stanno andando a puntare la nostra cavalleria, ma io mi allontano. Ok, vanno in fuga, quindi ritiriamoci. Ritiriamoci qui dietro, dai, facciamo un cambio di fila, mettiamo fuori questi. Che
sono un po' di più, sono una trentina di uomini. Aspettiamoli qui. Abbiamo anche finito le unità. Questi qua li possiamo caricare? Perché sono titubanti. Probabilmente mi faranno fuori qualche uomo, però vabbè, dai, sono andato in rotta, perfetto. Ok. Ok, sono andati in rotta anche questi. Questi col cavolo che li carico. Sperano loro, ma... Anzi, andiamo i principi a caricarli. Una battaglia decisivo è stato buttare giù il loro generale. Attenzione, non sbagliamo proprio adesso che ormai è fatta. Impegniamoli in corpo a corpo e dopo li possiamo caricare da dietro. Eccole qua le nostre legioni di principi con i loro araldi pronti a colpire. Ok, vittoria. Mamma mia ragazzi, 600 uomini. Canteranno le gesta di Asinio Giulio fino alla fine dei tempi. Fino alla fine dei tempi. E adesso dovrebbe arrivare un altro esercito ad arma forte. La legione di Decio Giulio, infatti. Eccola qui. Qua c'è da reclutare parecchio, riaddestrare. Ripariamo anche le mura. Bene ragazzi, dai, è stata una gloriosa battaglia. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.